Ragazzi, scusate, a me mi serve la moto, mi serve, è una questione di vita e morte. Ma lascia perdere, lascia perdere. Ma chi è la polizia? Andiamo un po', un attimo, scusa. Inseguimenti mozzafiato ed esplosioni, viaggi nelle bellezze dell'entroterra e richiami alla cultura. Gli Sbancati 2 e il ritorno hanno bissato successo ottenuto lo scorso anno, ricevendo tanti applausi e una critica più che positiva. Il secondo capitolo del film in dialetto fanese, realizzato dal regista Harry Secchiaroli, è stato proiettato sabato 5 dicembre al cinema Politeama per sponsor, cast tecnico e artistico, istituzioni e giornalisti. Un film che anche quest'anno vede come protagonista un'improbabile banda di furfanti che cerca di vendicarsi del raggiro subito da un direttore di banca. Una notizia di cronaca finita per l'occasione anche sul telegiornale locale Occhio alla Notizia, condotto dal direttore Marco Ferri, che ha lanciato un collegamento in diretta dal Tribunale di Fano subito dopo la sentenza. In mezzo ci sono finiti anche Lisippo e il Duca di Urbino, grazie ad una sceneggiatura che quest'anno ha volutamente sacrificato qualche gag comica per lasciare maggior spazio all'azione. Il regista Secchiaroli ha avuto il merito di far compiere al suo film un'importante evoluzione, senza però stravolgere quelli che sono i punti fermi, e cioè mantenere viva la tradizione del dialetto e la scoperta di un territorio che ha molto da offrire e che degli Sbancati 2 appare in tutta la sua bellezza, grazie alle suggestive riprese aeree che hanno reso ancor più belle le città di Fano, Pesaro, Cartoceto, Mondavio, Fossombrone, Urbino e Rimini, i luoghi in cui sono state girate le scene. Il risultato è una pellicola capace non solo di far divertire, ma anche di incuriosire ed emozionare il pubblico. Un ritorno esplosivo, lo avevate detto, lo avevate scritto, e così è stato. Sì, assolutamente, avevamo promesso di farvi divertire con un po' d'azione, abbiamo messo un po' di effetti speciali, ci siamo divertiti sul set soprattutto, la gente ha reagito bene questa sera, applausi. Speriamo che le proiezioni ci diano, come dire, pubblico. Ecco, gli Sbancati 2 ritorno, quindi grande successo, ma pensate anche al terzo? Stiamo pensando al terzo, c'è in progetto il terzo, però è ancora una cosa sulla carta, spero, e vedremo per il 2017, credo. Ecco, com'è andata invece? Insomma, questi applausi si sono sentiti? C'ho una paura ancora, no. Del meteorite, c'è quel defeser che vuole... No, è stata una cosa meravigliosa, un'esperienza bellissima quella dell'anno scorso, e dico che quest'anno è molto 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 meglio dell'anno scorso, anche se quello dell'anno scorso era bello, quest'anno è stata per me una cosa meravigliosa. Gli Sbancati 2 resterà in proiezione al Politeama e al Malatesta fino al 16 dicembre, ma i biglietti in prevendita già da diversi giorni si stanno esaurendo. Volevo dire... Sì. Che se nita al cinema, io ve vengo a cercare a casa, ve vengo a cercare. Ciao! Vence dure, vence bene!